Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, oggi abbiamo affrontato i ramarri del Pordenone. È una partita veramente combattuta da entrambe le parti e i ragazzi scendono in campo con l'idea giusta e la mentalità giusta. Bene, è questo lo spirito è sicuramente questo. Poi al di là del risultato, ma abbiamo visto veramente oggi, io ho visto una formazione veramente con le idee giuste. E la partita, che dire, Pisa parte subito in avanti e fa vedere veramente che c'è in campo e sicuramente c'è anche la difesa. E, bene Benedetti, bravissimo Caracciolo, Lisi, insomma. Perché nel primo tempo si sbaglia tanto, ragazzi, si sbaglia tanto e va a togliere la formazione di Testier, ovviamente, perché insomma anche loro vanno a vedere in un paio di occasioni, ma l'occasione del Pisa arriva al 27esimo e niente, Palombi purtroppo sbaglia, era, diciamo così, un rigore in movimento e sbaglia. Peccato, perché insomma tempo su assist è servito da Sibilli. Oggi Sibilli uomo partita, niente da dire, uomo partita. Il mister ha fatto bene a metterlo in campo da subito, perché si è veramente dimostrato veramente un giocatore all'altezza della situazione. Speriamo che continui così il mister, che lo metta sempre in, diciamo così, titolare, perché secondo il mio punto di vista è un giocatore che Pisa non ne può fare a meno. Vabbè, le squadre scendono in campo, scendono negli spogliatoi, scusatemi, sullo 0-0. Quindi andiamo alla ripresa, e la ripresa, pronti, attenti, via, e il Pisa in sacca con Palombi e su assist di Sibilli, ancora lui, questa volta Palombi non sbaglia e secca Perisan. E niente, siamo sull'1-0. Troppi errori, lì si sbaglia tanto, poi sbaglia anche Vido parecchie volte. E, porca miseria, veramente oggi una partita, diciamo così, bella, perché comunque una bella partita, sia una parte che un'altra, cioè voglio dire, movimento da entrambe le formazioni, ma noi forse abbiamo sbagliato quel tantino di troppo, perché se no la partita magari noi potevamo averla chiusa prima, ragazzi. Bene, ecco, nel senso, per l'amor di Dio, cioè giocavamo contro il Pordenone, insomma una squadra di tutto rispetto, dei bei giocatori, insomma va bene, anche se oggi la nostra difesa, bravo Perilli, diverse occasioni, uscite al momento giusto, insomma la ecco, diciamo così, che la difesa ha cominciato a prendere la piega giusta, a prendere, al di là che secondo il mio punto di vista, insomma, ripeto, io rimango sempre la mia opinione, che comunque due centrali in più ci vogliono sicuramente, però insomma una difesa oggi che veramente ha retto bene, ha dato, cioè attenta su tutti i palloni, insomma bene così. E poi va bene, chiaramente il Tessier ha fatto le sue sostituzioni, ha cambiato, insomma sparato la cartuccia, ha cambiato 5 giocatori, ma non è riuscito poi il Pordenone, insomma, a rendersi veramente pericoloso, perché la difesa ha veramente fatto il suo lavoro, il suo mestiere, quello di difendere. Bene, e poi va bene, e purtroppo Marin per gioco pericoloso, gamba alta, l'arbitro Serra di Torino non ha potuto far altro che estrarre il cartellino giallo e buttare fuori Mari per doppia ammonizione al 78esimo. Sì, è vero che
Perilli non ha avuto una felice battuta, diciamo, sul calcio piazzato. Lo capita, cioè, nel senso. E Mari non avrebbe dovuto, secondo me, insomma, alzare poi così tanto la gamba, ma si sa, quando siamo in campo è difficile, insomma. E va bene, e poi visto Mari si è proprio presa con Perilli, ma insomma non era, secondo me non era il caso, che ci sta lo sbaglio, cioè, nel senso, ora poi va bene, comunque sia, noi rimaniamo in 10 per gli ultimi 10-11 minuti, insomma, ecco. E il mister poi ha sostituito Meroni per Sibilli, giustamente, anche perché un Sibilli stanco, poi un Belindelli per Belli, che oggi, insomma, Belli non ha giocato male, bene così, e poi Palombi per Marconi e Siega per Vido, fatto bene, insomma, ha tolto Vido, anche perché Vido secondo me era stanco, quindi forse quelle, diciamo, che Vido ha portato agli errori, perché stanco, comunque nel primo tempo ha dato tanto, anche inizio del secondo tempo, insomma, voglio dire, quindi cambia azzeccati, perché poi alla fine noi dovevamo comunque mantenere il risultato. A quel punto eravamo in 10, non potevi pretendere, quindi c'è, cioè, va bene così. Io ho visto, ragazzi, una formazione oggi veramente con le idee giuste e la mentalità giusta. Questa formazione comincia a prendere la piega che avrebbe dovuto prendere, secondo me, dall'inizio del campionato. Quindi si è ritrovata una bella difesa. Bravo, bravo Perilli. Io direi, sapete, no? Io voti non ne do, ma oggi 10 a Sibilli, senza ombra di dubbio. E che dire più? Bene, comunque, bene tutti, per carità, prima all'ultimo, dipendentemente, Palombi sbagliato nel primo tempo, ma poi si è rifatto subito all'inizio della ripresa. Certo è che se, secondo me, magari avesse trovato la rete nel primo tempo, magari la partita avrebbe preso un'altra piega. Comunque, ragazzi, io spero, mi auguro che noi abbiamo martedì la partita, secondo me, fondamentale, è quella col Pescara. Noi dobbiamo riuscire a fare risultato, primo perché la giochiamo in casa e poi perché è importante quella partita per, insomma, per delineare il fondo classifica. Quindi la partita veramente veramente importante sarà quella di martedì, senza ombra di dubbi. Beh, io, ragazzi, per questo video la chiuderei qua. E se vi è piaciuto questo video, pollice su e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E che dire più? Ricordatevi una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Va bene, ragazzi, e niente, ci vediamo alla prossima sul mio canale martedì, subito dopo la partita.